mattina di primavera, la famiglia Scoiattolo si svegliò di buon'ora per iniziare la giornata. Nocciolina si svegliò per prima, dopo che mamma Scoiattolo le ebbe baciata con dolcezza. Manuccino rimase stranamente a letto, dicendo che sarebbe sceso più tardi. Ma non appena la sorella se ne fu andata, cominciò a saltare sul letto e a fare piruette. Nel frattempo, papà Scoiattolo leggeva tranquillo il suo libro di musica. Nocciolina disse a papà Scoiattolo che Nocino era rimasto a letto e che sarebbe arrivato più tardi. Così papà Scoiattolo mise giù il libro e andò in cameretta dove c'era Nocino sul letto. Nocino disse al papà che non poteva andare a scuola perché si sentiva male. Il papà Scoiattolo tornò giù in salotto. Ma in realtà quel monellino di Nocino stava fingendo e non appena il papà se ne fu andato, cominciò a saltare e a ballare sul letto. Ma di sotto sentirono dei rumori, così capirono che Nocino stava fingendo. Allora mamma Scoiattolo chiamò il dottore, salirono in camera con le medicine e non appena Nocino li vide, saltò sul letto e scese dalla finestra. Allora il dottore disse alla mamma, le medicine funzionano sempre,